Allora, siamo con Roberto Gasparetto, il direttore generale di Acegas APS Amga. E siamo sull'impianto in un giorno importante perché le autorità locali sono venute, a constatare l'avanzamento dei lavori. Ecco, perché questo che vediamo è il depuratore che parla con il mare, Roberto? Ma adesso noi abbiamo adottato questo slogan, che poi tanto slogan non è, perché questo depuratore, per la tecnologia che è stata scelta, ha la possibilità di dosare l'intensità del trattamento in relazione allo stato istantaneo del mare. Siccome il mare è un'entità dinamica che stagionalmente, in relazione ai cicli biologici e ai cicli climatici, ha delle condizioni che sono diverse momento per momento, richiede momento per momento, per il suo equilibrio, un apporto di nutrienti diverso. Il nostro impianto è modulare e consente quindi di dosare i nutrienti, che sono quelli che vengono trattenuti nel trattamento, di dosarli in relazione proprio al bisogno istantaneo, ovviamente il tutto all'interno dei limiti di legge. E oggi è una giornata importante anche perché un'opera che si pensava impossibile a Trieste, irrealizzabile, invece si riesce a toccare con mano che invece andrà a compimento probabilmente. Sì, ormai possiamo dire che si vede un cronoprogramma che è passato da essere solo sulla carta. Abbiamo già fatto un pezzo di strada dentro il cronoprogramma con lavori veri, e quindi possiamo pensare di arrivare nei tempi anche alla fine. Che cosa è successo rispetto al momento in cui si pensava che questo rimanesse sempre un pensiero e un desiderio? Sono successe varie cose. Tanto credo che si possa dire che l'arrivo del gruppo ERA nel sistema Acegas APS Amga sia stato determinante per le capacità di project management, di operatività e finanziarie che il gruppo ha portato. E questo è stato l'elemento che ha innescato un sistema che però ha trovato un terreno molto fertile nelle istituzioni triestine: Regione, Provincia, Comune di Trieste, l'ARPA, l'ASL e tutte le istituzioni preposte alla gestione delle autorizzazioni per la realizzazione del cantiere hanno costituito un sistema sul quale non sono stati fatti convegni, ma si è fatto veramente il Si è sistema, lavorato, si è si è lavorato. lavorato. E devo dire che questa concertazione con le istituzioni ha consentito a noi di attivare questo cantiere e di portarlo al grado di maturità che ha adesso.